Prova. Vabbè. Che cosa che devo fare? Già. Sì. Ciao. Scusate. Ciao. Dunque, magari vi ricorderete del sito Banggood, il sito che mi manda la roba gratis dalla Cina, un sito cinese che cinesizza e fanno i cinesi, quindi mi hanno mandato altra roba. Forse qualcuno di voi si ricorderà anche che avevo messo dei link in descrizione al video che feci all'epoca con la roba che gli avevo chiesto. Quindi gli avevo chiesto una tenda da campeggio enorme che non vedevo l'ora di montare qui in salotto, sarebbe stato bellissimo. Ci avremmo fatto delle feste incredibili, probabilmente mi avrebbero ucciso George e Anita, però queste sono quisquigliacere. E poi avevo messo altri prodotti, però avevo il presentimento che loro mi avrebbero mandato delle stronzate, come sempre. Però per fortuna così non è stato, perché ad esempio il primo prodotto che mi hanno mandato, dove l'ho messo, è questo. È questo. Trattasi di luce creativa a forma di cuore per pedalare a notte per bicicletta MTB bike rosso. È un cuore, è palesemente un cuore, è proprio un cuore. Probabilmente sembrano uno scroll, ma non è una luce, è un cuore. Schiacciate al centro e... Ma è blu. Cioè, ragazzi, è come un sogno che si realizza, non so che dire. Cioè, io ho sempre sognato di avere uno scroto, cioè un cuore che pulsa di colore. È bellissimo. Come potete vedere dal sito, vediamo le applicazioni di questo cuore. Potete metterlo dietro la bicicletta per fare andare a comandare in autostrada mentre pedalate, e come potete vedere è una meravigliosa luce di segnalazione, anche elegante, oserei dire. È così bello che proprio sono senza parole. Però, come potete vedere dalle altre fotografie, è anche resistente all'acqua, perché è proprio come come un cuore vero, resistente all'acqua. E soprattutto, se non volete metterlo alla bicicletta, potete sempre metterlo come appeso alla borsa per far capire a tutti quanti che voi siete delle persone romantiche. Oppure per mettervelo appeso alla cintura, così che tutti capiscano, soprattutto se pulsa, sai che figo, va in giro con un palese cuore pulsante ed è bellissimo. Quindi io direi di aprirlo e mi attrezzo con i mezzi del mestiere ad aprirlo. E potete vedere la confezione è molto resistente, come ci aspettavamo da un prodotto di una simile qualità. E questo è un regalo perfetto per i vostri bimbi, per poter dimostrare a tutti la propria... Ecco, come potete vedere è palesemente un cuore. Cioè, guardate e ditemi se questo non è un cuore. Guardate, se vi annoiate potete sempre strizzarlo, e devo dire che vi dà anche una bella soddisfazione, devo dire. Non sapevo fosse così bello strizzare i cuori. Vedete, potete fare proprio il movimento mungitura, che consiste nello strizzare il cuore mentre lo spingi verso il basso. Se esce liquido, probabilmente è batteria. Non vi allarmate. E poi ovviamente col pulsante centrale, come un prodotto di alta qualità, si illumina. Potete tenerlo così, oppure così. Io così, è molto bello perché vi dà un quel tocco di epilessia che vi manca nella vita, no? Oppure così, per far capire che siete delle persone brillanti. Siete delle persone brillanti, quasi quanto me, a cui regalano questi prodotti meravigliosi. E ogni volta io capisco che la mia vita è un successo. Cioè, io mai mi sarei immaginato di arrivare a questo punto, a recensire simili prodotti. La Ferragna.
La Ferragni mi fa una pippa. E come potete vedere, col pulsante centrale si spegne. Si spegne. Bello. Ma vi ho detto che mi hanno mandato in realtà un altro pacco. Un altro pacco con un prodotto ancora migliore. In realtà questo qua molto utile, perché lo userò un sacco durante la prossima stagione di riassuntazzi di Game of Thrones. E di cosa si tratta? Si tratta di questo. Questo ci piace. Trattasi di Hunting Man Latex Scary Mask Full Face Cosplay Horror for Halloween Terror. Ah, non c'è l'italiano. Secondo me il nome italiano è ancora più bello, aspetta, fammi vedere. Infatti, il nome italiano infatti è Cacciatore Maschera Spaventosa in Lattice Maschera Completa Paurosa per Terrore di Halloween. Quindi, nel caso in cui non aveste capito, è un cacciatore. È palesemente un cacciatore. E come potete vedere dalla sua faccia, è abbastanza perplesso anche. Cioè, questa è la faccia tipica di quando ti accorgi che qualcosa nella tua vita non va. O quando vedi, non lo so, la tua ragazza che sta facendosela col cane, tu hai questa espressione qua. Aspetta, fatemi salvare questa fotografia, perché questa me la metto, me la faccio stampare e me la appendo in camera. Stai scherzando? Questo è il miglior canale che esista sulla faccia della terra. Sono talmente eccitato che mi mangio una nocciolina. Ma facciamo due. Mi piace vivere pericolosamente. È una maschera e ha proprio l'odore tipico di carnevale. Io avevo da piccolo una maschera da dinosauro, manco a farla apposta. E profumava esattamente allo stesso modo. Questo non è da indossare, da annusare. Vedete i particolari, c'ha le cornette tipiche dei cacciatori. E soprattutto ha gli occhi. Gli occhi sono molto belli, sono tipo, vedete, sono molto molto belli. Quindi niente, mi trasformo un secondo nel re polaretto cacciatore. Nel cacciatore re polaretto. Devo dire che è abbastanza perplesso. Perfetto, perfetto. Adesso finalmente posso realizzare i miei sogni, che sono ad esempio quello di far indossare al re polaretto un cappello, che probabilmente è il... Che poi sì, è vero, è lo stesso cappello che c'ha Martin. Cazzo, che storia. Quindi questo è un polaretto che indossa il cappello di Martin. E se il cappello di Martin avesse tutti i poteri di Martin? Cioè di riscrivere la storia? E che questo è il motivo per cui il re polaretto conosce tutta la storia? Oh mio Dio! Ho appena scoperto come finisce la saga! Adesso posso far fare al re polaretto qualsiasi cosa che voglia praticamente. Ma soprattutto potrei utilizzare i suoi poteri per riportare in vita i miei nemici. Ma certo, ma certo! Che cosa ne sto facendo della mia vita? Non lo so. Non si vede un cazzo.